Oggi pomeriggio ho partecipato a Tagada e la domanda che mi hanno fatto immediatamente è stata: Movimento 5 Stelle in crisi, che cosa avete intenzione di fare? E ho risposto estraendo questo semplice volantino, un foglio A4, che indica i principali provvedimenti approvati dal Movimento 5 Stelle al governo in poco più di 18 mesi, che significa che il Movimento 5 Stelle non è mai stato così vitale, attivo e produttivo. Tutti i provvedimenti che fanno bene alle famiglie, agli imprenditori, alle piccole e medie imprese, alla società in generale, reddito di cittadinanza, taglio delle pensioni d'oro, lo sblocca cantieri. Nel 2019, grazie allo sblocca cantieri approvato dal Movimento 5 Stelle, si è raggiunto il massimo storico di gare per opere pubbliche bandite, il massimo storico, e tanti altri provvedimenti, come ad esempio il taglio dei parlamentari, taglio di 345 parlamentari, fatti concreti, promesse che si sono trasformate in realtà. Il foglio aveva un retro che non sono riuscito a far vedere e che ora vi spiego. Il retro non è altro che un manifesto elettorale del Popolo della Libertà, poi diventato di lì a poco Forza Italia, Berlusconi, che si presentava agli elettori per l'elezione del 2013 e diceva: se tu voti il Popolo della Libertà Berlusconi, il parlamentare eletto farà subito le seguenti cose: dimezzamento degli emolumenti dei parlamentari, dimezzamento del numero dei parlamentari, azzeramento del finanziamento pubblico al partito. Ovviamente non ha fatto tutto, quelle cose le ha fatte il Movimento 5 Stelle, quindi in questo semplice foglio ci sono fatti concreti e dietro becera propaganda. A questo punto parliamo del consenso. Il Movimento 5 Stelle ha concretizzato quanto ha promesso ai propri elettori e all'Italia intera, e questo ne è la prova, fatti concreti, ma ha perso consenso. Forza Italia ha promesso, non ha concretizzato nulla e, ad esempio, nelle elezioni in Calabria ha preso più voti del Movimento 5 Stelle. Sapete che cosa vi dico? Io sono molto più felice se concretizziamo e realizziamo i nostri sogni e le promesse che noi abbiamo fatto agli italiani quando siamo candidati, che invece prendiamo più consenso, acquisiamo più consenso attraverso la becera propaganda. Ma a questo punto però vi dico un'altra cosa: in un mondo normale chi realizza quello che promette dovrebbe anche avere più consenso. Quindi dobbiamo domandarci: ma come mai c'è questo mondo a testa in giù, completamente, una realtà completamente ribaltata? È molto semplice: tutti questi provvedimenti non sono rivolti alle lobby, non sono rivolti a banche, non sono rivolti a colossi industriali, non sono rivolti ai colossi dei concessionari. E quindi che cosa è successo? Abbiamo fatto dei nemici? Ci siamo creati dei nemici. E questi colossi di cui vi ho parlato, hanno un potere enorme e hanno reagito nei nostri confronti. In che maniera? Uno, demolendo le persone, attaccando, io ne so qualcosa, attaccando direttamente le persone, perché se tu demolisci la persona e la sua immagine, la sua reputazione, non gli permetti di continuare a realizzare Decreto Genova, Sblocca Cantieri, Decreto Dignità e tante altre cose. Secondo, demolendo e demonizzando quei fatti qua, cioè raccontando una realtà, o meglio un fatto che non era, dei fatti che non erano corrispondenti alla realtà. Vi faccio degli esempi. Era appena stato approvato il decreto dignità, ministro Luigi Di Maio. Eravamo nel luglio del 2018, approvato, forse addirittura non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e guardate che cosa riceveva la gente. La gente esprimeva un giudizio sul decreto dignità sulla base di paginoni di giornale ed ore di talk show in cui si diceva: oddio, col decreto dignità a rischio decine di migliaia di posti di lavoro, se ne è dibattuto in ogni dove. Quindi questo è il messaggio che è arrivato agli italiani. Poi però noi abbiamo attuato il decreto dignità stando al governo. E adesso possiamo dire che c'è un dato storico rispetto all'anno precedente: più 111% di contratti stabili a tempo indeterminato, 200 nel 2019 rispetto al 2018. Risultato straordinario. Il livello dell'occupazione ad oggi non aveva questi livelli alti e positivi dal 1997. Quindi immaginate voi che dovrebbero esserci fiumi di inchiostro sui giornali. Sapete che se abbiamo messo un po', abbiamo fatto fatica a trovare un giornale che ne parlasse. Il Messaggero, 24 gennaio 2020, quindi pochi giorni fa, pagina 16, un trafiletto là nell'angolo, perché non lo veda nessuno, non c'è scritto Movimento 5 Stelle, c'è scritto INPS, perché così la gente pensa che sia l'INPS aver fatto che cosa? Più 438.883 contratti a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente. Un dato straordinario. Quindi, questo è quanto è arrivato alla gente. Falso, falso, falso. E questo invece è quanto
non è arrivato la gente, ma che è reale, cioè risultati straordinari conseguiti grazie al decreto dignità. Ovviamente gli esempi sono infiniti, il reddito di cittadinanza, vi ricordate? Per settimane, se non per mesi, hanno parlato solo nei talk show, nelle TV e sui giornali. Non ci sono le coperture, non riusciranno mai quei grillini a fare il reddito di cittadinanza. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ottenuto, oggi abbiamo aiutato 2,5 milioni di italiani che hanno un pasto caldo la sera, possono pagare le medicine per se stessi, i loro figli, possono guardare al futuro con un po' più di serenità. Ovviamente, di cosa stanno parlando i media? Di un criminale su 1,000, uno su 1,000 che se ne approfitta ricevendo il reddito anche se non ne ha diritto. Quindi alla gente che cosa arriva? Che il reddito è dato solo ai truffatori. Falso. Che cosa voglio dirvi con questo racconto, con queste mie parole? Siate orgogliosi. Io sono profondamente orgoglioso di quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto in poco più di 18 mesi. Sono tutti sogni. Tutti questi provvedimenti hanno al centro le persone, le piccole e medie imprese, la gente per bene. Abbiamo tolto un po' di ricchezza ai colossi industriali, l'abbiamo ridistribuita perché ne stavano abusando dei poteri che avevano. I concessionari autostradali abusavano del potere di gestire un bene di Stato come erano le autostrade. Andate orgogliosi anche sul consenso, credetemi che quando questi provvedimenti raccontati come negativi arriveranno alla gente, perché sarà migliorata la loro qualità della vita, tornerà anche il consenso.